non tanto il distinguere la nazione o l'entità etnica, i micronuclei etnici che danno origine alla nazione moderna. Ormai noi cerchiamo di capire le nazioni moderne sempre e soprattutto per la capacità geopolitica di espansione e di capacità di dare un'identità a queste aree. E quindi credo che, come la storia si fa sempre un po' come storia contemporanea, il contributo del professore, dell'ambasciatore Čeka, è anche questo, cioè cercare la modernità dell'Albania attuale e moderna, anche e soprattutto, non solo nella antichità tukur, che è un po' la rincorsa all'antichità, come diceva il professor Virginia, un po' uno di quei classiche strumenti per di uso ideologico e politico della storia per potersi affermare prima magari di altri. Forse potrebbe essere, può essere, e sicuramente lo è, uno degli elementi più importanti insieme agli altri elementi etnosimbolici che emergono. Naturalmente l'etnosimbolismo è una delle chiavi di lettura di più grande successo. Attualmente il luteranesimo per la Germania moderna, il repubblicanesimo romano, Roma come primus inter pares, fondamentalmente primus, e invece gli altri patriarcati orientali prevedono una sorta di federalismo della religione in questo senso. E ecco, credo che questi siano degli elementi importanti e sia uno degli ambiti linguistici di più grande stimolo per tutte le capacità di confronto che le lingue, le varianti, i dialetti albanesi sono capaci di fare rispetto ai superstrati, rispetto agli astrati. Perché diciamo che nell'Albania noi abbiamo, spesso lo studiamo con volume del professor Biagini, nei corsi noi abbiamo un po' questa capacità, questo parametro di passare per studiare la formazione di una nazione e la modernità di una nazione. Noi troviamo che l'Albania è l'ultima delle nazioni, poi che nei Balcani rivendica una sua propria autonomia al di fuori delle religioni e delle nazioni confessionali. Gli albanesi come naturalmente un popolo giovane, no? In questa modernità. Ma la verità è che nel momento in cui la modernità prende coscienza del proprio passato e quindi riflette su se stessa, anche i simbolismi etnici hanno una propria identificazione e non diventano degli etno-nazionalismi, ad esempio. La storia del nostro paese di Albania, il professor Kartemiki ha presentato così il contenuto, diciamo, storico del mio contributo nella storia antica di Albania. Anche il nostro giovane collega Elsie Bogeku, che ha avuto anche questa iniziativa di proporre la presentazione del mio libro anche nell'ambito dell'attività dell'istituto creato, che io chiamo sempre nella tradizione antica, che è un centro di studi albanologici all'Università di Sapienza, naturalmente con un raggio molto ampio della ricerca. Ho voluto presentare questo libro per molte ragioni. Uno, che non sono ancora un archeologo morto, perché così finiscono gran parte di politici che la prima cosa fanno un suicidio, diciamo, intellettuale e professionale. Ha diverse teorie, naturalmente, ma la teoria più stabile, che era all'inizio, era romantica, era la più vera, che erano così i discendenti di questa antica popolazione che erano i Liguri. A che serve? Ora serve quasi a niente. Non è che siamo nell'epoca di creazione dei stati nazionali, quando ciascun stato tentava tramite la storia o di documentare la sua presenza, come era la nostra, la nostra risposta. Eravamo lì da secoli, così era la ragione perché dovevamo avere anche il nostro stato nazionale. Questo ha funzionato, insomma, per l'Europa di oggi, ma è una fa parte di questa. Io ho tentato di spiegare anche tramite il mio libro i meccanismi che hanno dato la possibilità a questa grande nazione dell'antichità che erano i Liguri di diventare anche un popolo europeo. Io ho trattato questo tramite un meccanismo che forse non si accetta da tutti. L'ho spiegato tramite il fatto che erano tra i
primi popoli cristianizzati, ed il cristianesimo era questa forza della prima chiesa, la chiesa che noi chiamiamo gli archeologi paleocristiani, che ha dato la possibilità a questo popolo, nei tempi difficili delle invasioni gotici, slavici e altre invasioni, essendo così diversi da loro, non solo della cultura, della lingua, ma anche della religione, di resistere poi, di affacciarsi al Medioevo con un altro nome che era, invece era anche antico, di nome dei albanesi. Per questo il mio libro va fino all'inizio del, diciamo, del vero Medioevo. Ciascuno che legge tramite il primo capitolo, che è un po', diciamo, di spiegazione della storia e della ricerca, le altre è quasi così un racconto per tutti. Non si deve essere un specialista per leggere il mio libro, ma dall'altra parte io credo che l'ho scritto correttamente e ciascun specialista, anche quelli di linguistica, possono trovare materiali interessanti. Ma tipico per questo tipo di libri, che sono rarissimi, perché oggi ci troviamo davanti diversi, diciamo, spiegazioni nel campo di archeologia. È dominato l'archeologia di oggi da, diciamo, da una documentazione secca. Pubblicano ceramica, pubblicano sculture, pubblicano elementi architetture, ma sono rarissimi i libri che ti danno la possibilità di capire tutto l'insieme. Il nome di libro è un plato, e anche l'unica possibilità di studiare la lingua, la vera lingua illirica. E qui una base che era così, che ha conservato i tipi dell'altra sponda. E l'interesse, diciamo, il primo interesse verso i liri, ma anche verso civiltà antiche di Albania e quelle di italiani. Ci racconta ancora che era venuto in Albania nel 1435, ha fatto il primo di iscrizione. Lo primo scavo archeologico fatto a Trento da Luigi Ugolini, fortunato di aver trovato questo quasi completo teatro. Questo è il mio padre che lavorava con lui come rappresentante del governo albanese, anche da Ugolini, che è legato con i primi albanesi. Qui si vede il passaggio tramite gli oggetti dai giri agli albanesi. E questo è uno dei castelli che è nel lago di Dea, è uno dei necropoli. Così si vedeva anche una donna albanese, diciamo, che derivava dai lì. L'altro centro era Lissos, anche questo bel castello con la vista verso il mare. Qui sbarcava nel 48 avanti Cristo Marco Antonio per unirsi con Cesare, che aveva sbarcato nel sud di Albania di Mara contro il Pompeo. E qui c'era questa continuità di relazioni con altre sponde. Questo Durazzo era una fondazione illirica dell'età del bronzo, inizio dell'età del ferro, che poi era così colonizzata da Corinzi e Corciresi nel fine VII secolo avanti Cristo. E poi continuità all'età bizantina, con i mosaici che sono simili a quelli di Ravenna, perché sono del VI secolo. Vediamo una delle prime rappresentazioni della Madonna, della Vergine, accompagnato dai arcangeli e le rappresentazioni di Santo Stefano, il primo martirio cristiano. Ecco questo, ancora vediamo tutto organizzato, il teatro, le stoa, lo stadio, e questo è il grande teatro di Bullis con 7.000 spettatori, e vediamo anche la scena, anche qui si vede questa posizione orientato verso l'Adriatico, e questa ricostruzione di Scena, tutto di modello di Magna Grecia.